Juve-Inter, il derby d'Italia del calcio femminile, una delle partite più attese dell'anno, che arriva per la Juventus a cavallo della doppia sfida nei quarti di finale con il Lione. Ha fatto anche uno in Champions. È uno schema però per liberare la conclusione di Boatin, che c'entra l'angolino e porta in vantaggio la Juve. 1-0, che gol di Lisa Boatin. Stop e conclusione, gran sinistro, e stavolta Durante non può arrivare. Hajar Joya si rinnova il duello al capitano della Juve, prova a metterla sulla velocità, bello anche il cambio gioco per Bonetti che la sposta e prova la conclusione. Che gol dell'Inter, che pareggia la partita 1-1. Altro colpo, stavolta di classe pura, che rientra sul suo mancino, lascia partire questa conclusione che si insacca sotto la traversa. Due gol molto belli, sia quello della Juve che quello dell'Inter, e siamo 1-1. Cernoia taglia Bonanzea, la vista Valentina Cernoia, Bonanzea controlla, allarga a sinistra, c'è Boatin, va per la porta e trova un altro gol bellissimo. È la sua giornata, Lisa Boatin fa doppietta e fa 2-1 per la Juve. Gran conclusione, palo gol, doppietta di Lisa Boatin. Anche qui stop e conclusione, ma dove l'ha messa? Grandissimo gol. Kathleen Sousa, Merlo, Hajar Joya, Cargioni, apertura a sinistra, possibilità per Merlo e soprattutto per Marinelli, che non riesce. Sfortunata l'Inter. Girelli, gran controllo e grande apertura a destra per Bonfantini. Può andare Agnese Bonfantini, entra in area di rigore e punisce l'Inter, 3-1 per la Juve, contropiede perfetto, due tocchi e ancora segno Agnese Bonfantini. Il muro della Juve concede spazio in contropiede e Bonfantini è in un grande momento di forma per la squadra bianconera. Lo batte Zamanian a cercare il mucchio dentro l'area di rigore, occhi ai rimpalli, Sembrant ad un passo dal 4-1, blocca Durante. Polli, palla a destra proprio per Portales, uno contro uno, vuole spostare la palla sul mancino, va per la porta, però Maignan deve allungare le mani. Calcio d'angolo per l'Inter, parte Zamanian, un soffio al lato. Con Sembrant che rigioca ancora per Pero Maignan, ma non c'è più tempo. Vince la Juve il derby d'Italia contro l'Inter, lo fa per 3-1.